fermi, la sub! Ma che bello, che bellissimo. E allora, signore e signori, buongiorno e bentornati sul canale dello Zio Gabrio. Buongiorno, buongiorno, come state? Spero tutto bene, spero che la vostra settimana stia andando nel migliore dei modi. Io sono stanco come la merda. Buongiorno, sono veramente stanco. Questa mattina in effetti ho detto, ma sai che io quasi quasi stamattina mi piglio una giornata di riposo e la live non la faccio? E invece no. Già ieri abbiamo saltato perché sono dovuto andare in studio di Intel a registrare. Quindi oggi live si fa. Oggi live si fa oggi, si fa domani. E poi vabbè, nel weekend ho altre 7 milioni di robe da fare, ma mi riposerò comunque. Comunque riposerò tranquillamente sabato e domenica. Anzi no, domenica no, perché è un torneo. Domenica vado a fare un torneo di Marvel, quindi riposerò solo sabato in realtà. Però ho il mio bel countdown che sto togliendo i giorni dal calendario, perché questa settimana, sì, ho il calendario della Marvel ovviamente, questa settimana qui, la vedete, questa qua, questa settimana vado in ferie e non vedo l'ora finalmente, non vedo l'ora. E niente, ragazzi, buone notizie per quanto riguarda la casa. Nel senso che ho trovato una casa che mi interessa. Ora ho
chiamato un'impresa per farmi un preventivo dei lavori che ci sono da fare in questa casa. E una volta che ho il preventivo in mano, vado a fare l'offerta per comprare la casa e vediamo se me l'accettano. Se me l'accettano, vuol dire che a breve comincerò appunto i lavori nella casa nuova e sinceramente non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Quindi ragazzi, sarà un mese, anzi in realtà saranno mesi belli belli pieni, belli belli pieni. Sì, sì, sempre avvicevano casa. E saranno... Chi è? Ma il Diapaz che innanzitutto prima aveva fatto la sub, grazie mille, in più regala 10 abbonamenti, ma... Ma grazie mille! Ma grazie mille che hai regalato questi 10 abbonamenti, ma che bello cominciare così le live, grazie, grazie mille. Grazie, grazie mille al buon Diapaz, anzi Diapaz, io non so leggere i nick, ragazzi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Questa mattina, allora, se ve lo state chiedendo che cosa ho fatto ieri pomeriggio, vabbè, si è visto nelle storie. Ieri abbiamo ruolato Navicabia. È arrivato Roberto, è finalmente arrivato Roberto in Navicabia. Una cosa molto importante. Che Roberto e sta in Navigabia. E quindi sono molto contenti, il gruppo è molto divertente e ci siamo proprio divertiti ieri a ruolare. Io mi sono divertito veramente tanto, era un bel po' che non mi divertivo così tanto a ruolare, quindi sono contento. Abbiamo un bel gruppo, siamo io e Sara, che conoscete appunto del canale, e in più c'è Adrian, che è fantastico, e Valentina di Lavaland, che è veramente, veramente, veramente brava. Quindi ci siamo veramente divertiti, raga. Cioè, sinceramente era un bel po' che non mi divertivo così tanto. E non vedo l'ora poi che uscirà Navigabia per vederlo montato e tutto. Però sono molto, molto contento. Questa mattina, invece, noi continuiamo con il manuale d'ambientazione, appunto, di Harry Potter di Kitson Broom. Che praticamente siamo agli sgoccioli, ragazzi, l'abbiamo quasi finito. Oddio, abbiamo quasi finito la prima bozza. Poi io consegnerò questo manuale in alcune mani capaci. Come direte, a chi lo darai? Non lo so ancora. Però mani capaci. Che si leggeranno tutto il manuale e mi segneranno, appunto, le correzioni da fare. Quindi... ci sarà da fare anche questo quindi così in modo tale mi piacerebbe averlo completato per fine aprile, quindi già per il Napoli Comic Con averlo finito e disponibile, quindi vediamo appunto se sarà fattibile. Sarà fattibile, spero. Mi sono la visto la vostra partita, sì, su Oscuro Signore in fiera ho no vabbè, quella parte lì è stata il delirio. Ora, io non so se qualcuno di voi si è accorto di un cambio, un piccolo cambio grafico che c'è stato sul canale Twitch e anche, vabbè, su quello di YouTube. Qualcuno si è accorto di un cambio, di qualcosa? È cambiato qualcosa? Fatemelo sapere se l'avete visto questo cambio. C'è stato un cambio, piccolo ma inesorabile. Piccolo ma inesorabile. È stato questo piccolo cambio. È arrivato ora che, come vi dicevo, sto sistemando il canale, che faccio le grafiche nuove, tutte le robe. È arrivato il nuovo logo del canale, che mi ha fatto la nostra tia Black Raven. Mamma mia, quanto è bello! Mamma mia, quanto è bello! Ve lo faccio vedere. Chi è? Clia, grazie mille per i 29 mesi. Volevo aspettare la live di compleanno, ma le pubblicità rompono. Ok, raga, ve lo butto un attimo così. Non posso farlo. Vabbè, ve lo faccio vedere dopo. Comunque sì, è arrivato il nuovo logo del canale. Che non veniva cambiato tipo da 4-5 anni, probabilmente. Adesso non ricordo. Non ricordo, però... Non veniva cambiato da tanto tempo. Io, ragazzi, oggi sono un po' rallentato, ve lo dico, scusatemi, eh. Sono un po' rallentato. Chi è questa persona? Scusate. Sono un po' rallentato. Joker, grazie mille per il follow. Quindi io direi che ci possiamo spostare, ovviamente, sulla schermata di lavoro. Quindi andiamo qua. Si vedrà il desktop? Perfetto. Ok. E questo qua, vi faccio vedere questo che, vabbè, ho fatto delle prove. Questo qua è il nuovo logo, ragazzi. Guardate Tia che lavoro che ha fatto. Cioè... Guardate che cazzo di lavoro che ha fatto Tia. Guardate quanto è bella... Quanto è bello questo logo.
Cioè, regà, mi ha fatto anche i tatuaggi giusti. Regà, giusti. Cioè, ragazzi, se voi avete bisogno di qualcosa a livello di grafiche, cose così, ragazzi, scrivete a Tia Black Raven. Cioè, guardate quanto bello. Ha preso il mio vecchio logo e me l'ha rifatto in versione nuova. Cioè, sembro anche più fico. In realtà io faccio cagare, ma almeno da qua sembro fico. Ok. Allora, noi stavamo lavorando su questa pagina. È l'ultima pagina che abbiamo fatto l'altro giorno, che è quella degli animali fantastici. Grazie mille anche a Tildine per la sub per i 2 mesi. Grazie, grazie, grazie. Stavamo lavorando appunto a queste, che sono le pagine dei... passatemi il termine, dei mostri, quindi da combattere. Quindi andiamo avanti appunto a lavorare a questo. Questa era pagina 18, se non mi ricordo male. Non credo che abbiamo anche pagina 19, datemi un secondo. Allora, ci serve innanzitutto il bestiario, quindi ci serve, datemi un attimo, Che adesso apriamo tutte le cose che ci servono per lavorare. Ci serve questa, mi serve la lista degli animali fantastici che avevo preparato, eccola qua. Mi serve questo perché 18, pagina 18, perfetto. E ci serve il sito con le descrizioni. Ok, quindi noi facciamo adesso file. Salva con nome. Lo chiamiamo pagina 19, così andiamo a lavorare già su una pagina nuova. Come esiste già? Come fa a esistere già una pagina 19, scusami? Com'è possibile? Scusami, come cazzo è possibile che esiste già una pagina 19? Ne abbiamo fatte 18 noi di pagine. Mi state dicendo che per sbaglio ho cancellato un'altra volta un'altra pagina? Ah, l'avevamo già preparata. Ci stavamo già lavorando, è vero, 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 è vero. Ci stavamo già lavorando. Già lavorando. Ok, ci stavamo già lavorando, meno male. Ora, come immagine in questa pagina, io metterei a questo punto l'altra immagine di Nadia, che è questa. Non così grande, ovviamente, ma io qua la metterei. Che dite? A me piace così. Se noi questa la mettiamo così. Vediamo un attimo, Diamo un'ombra esterna. No, ombra esterna no. Abbiamo un baglio... No, ombra esterna. Dobbiamo cancellare della roba qua e va bene. Però io metterei la... La traccia no. Traccia no. Traccia terribile. Però l'ombra esterna... Poi io prendo la gomma. Cancello qua. Così mi piace in realtà, Volevo anche questo però. Per dare una continuità... Al tutto... A me così piace. Cioè, mi piace che gli animali fantastici siano così. Guardate quanto sono belli Vortice e Perry. Guardalo qua, Perry. Sì, mi piace. Poi tra l'altro qua abbiamo già la luccia che mi fa questo lavoro qui, quindi sono molto contento in realtà. Allora, quindi la Banshee l'abbiamo fatta. Il prossimo che dobbiamo fare è... Osti. No, scusatemi. Ah, siamo arrivati alla bench. Ah, qui mi ero preparato solo l'impaginazione. Ok, quindi Banshee per ritiro. Chimera, dobbiamo andare con la chimera adesso. Quindi... No, non contano come corso di Photoshop.
Beh, potete imparare della roba comunque, volendo, regà, cioè, nel senso. Allora, abbiamo detto la chimera, giusto? Andiamo di chimera, ragazzi. Poi, ovviamente, questa roba sotto la mettiamo dopo. Allora, la chimera è una bestia di una certa complicanza. Quindi, la chimera... La chimera mi sa di intelligente, comunque. Aspetta, andiamoci a vedere la descrizione della chimera, poi facciamo la scheda. Ah, questo possiamo chiudere. Vediamoci la descrizione della chimera prima, poi pensiamo ai suoi dati. Quindi... Allora, la chimera... Facciamo così. Poi, ovviamente, io i dati li sto prendendo da Potterpedia, che poi, ovviamente, ringrazierò per tutto questo, perché... Allora... Ctrl-V? Ctrl-V? Che cazzo sta succedendo, ragazzi? No, non mi ha copiato... Ok... Allora, vediamo un attimo. Allora, la chimera è un raro mostro greco con la testa di leone, il corpo di capra e la coda di drago. Feroce e assetata di sangue, è estremamente pericolosa. Vabbè, questo chi se ne frega. Vediamo, perché è un po' poco come descrizione, voglio vedere se si trova qualcosa di utile, eh. Scusate. Un po' una descrizione del cazzo. Vediamo se trovo qualcosa di meglio. Cioè sul fandom, anche perché sono due siti che uso di solito, che è Harry Potter Wiki e Potterpedia, eh. No. Oh, non c'è una descrizione decente della chimera, eh. Vabbè. Facciamo così. Giusto per dargli un po' più di spessore. Ecco, facciamo così. Cazzo, vabbè, anche se sforo di un millimetro non succede niente. Tanto la... Tanto faccio cagare e impaginare, che mi frega. Ok, va bene così. E direi che la chimera l'abbiamo fatta. Ora, la chimera è pericolosissima, eh. Quindi bisogna fargli una scheda abbastanza pericolosa. Allora, mente di 6 va benissimo. Corpo, io farei 2 di 8. Lotta, anche qua, 2 di 8. Fuga di 6, simpatia di 6, grinta, che serve per resistere ai danni, farei 2 di 10. Assolutamente sì. Quindi salva con nome. Mi ha detto che li stiamo facendo in PNG, giusto? No. Salva una copia. Non si sa perché con salva con nome non me lo prende. In PNG lo stanno facendo, giusto? Sì. Ok. La chiamiamo Chimera 2, anche se non c'è nessuna chimera, però... Almeno sono tutti i nomi uguali, poi è facile, sono facili da sistemare. Ok. Quindi la chimera l'abbiamo fatta. Dobbiamo fare il drago. Minchia, il drago sono cazzi. Drago. Che poi ho scritto draco, ma in realtà è giusto in realtà scrivere draco e non drago. Quello del drago qua noi già ce l'abbiamo. Sgancini. Oh no, chi è che ha fatto sgancini? Code trattino basso name ha fatto sgancini 15 euro. Ma, buongiorno zio. Ma buongiorno, grazie a te. Grazie della compagnia in queste mattine in malattia e grazie per ispirarmi a continuare a scrivere e modificare le regole per i miei player nella nostra campagna Homebrew. Oh. Dai che famo lo nuovo PC. Grazie, grazie mille, mi fa un sacco piacere. Grazie mille per il sostegno. E sì, e questi vanno nel fondo PC per comprare gli ultimi pezzi che mi servono. Grazie mille a COD, grazie, 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 grazie. Allora, il drago noi l'avevamo già fatto, avevamo usato proprio quello del manualetto di ambientazione loro, che è di 20. Qui è di 20 più 20.
Qui era 3 di 10. Fuga era di 10. Simpatia di 10. E 2 di 20 di grinta. Ok. Salva una copia. PNG. E questo è Drago 2. Ok, ora per la descrizione del drago ci andrà via un bel po' di roba, perché comunque i draghi sono importanti. Ok, allora, quindi andiamo su drago. Mettiamo una descrizione generale del drago, non... al massimo con qualche info sulle altre razze, ma... Allora, facciamo così. Facciamo così. Voilà. Allora, io avrò una bella descrizione lunga. Probabilmente una delle più celebre, la più celebre bestie, la più celebre delle bestie magiche. Il drago è tra le più difficili da nascondere. La femmina in genere è più grossa e più aggressiva del maschio. Anche se nessuno dei due dovrebbe essere avvicinato se non da maghi molto capaci e addestrati. Se non addirittura più maghi. Ok, allora adesso siccome già so che lo spazio qua sotto non mi basta. Ecco, Ctrl Z però, santa miseria. Puoi fare quello che dico io ogni tanto, ti prego. Cioè, Photoshop, io già non so impaginare, capito? Facciamo così, guarda. Tac. No, 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 fa quello che vuole lui. Niente, non... Ci sono cazzi. Se faccio così... Ok. Perfetto. Già ho sbagliato. Allora, fermi. Devo bloccare dei livelli perché sennò fa il cazzo che vuole sto coso. Ok, facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. E... Minchia, mi selezioni i livelli, santa miseria. Oh, non è difficile, eh. Mamma mia. Mettiamolo un attimo qua, la Banshee, adesso ci pensiamo. Dicevamo, la pelle è addestrati, ok. La pelle, il sangue, il cuore, il fegato e il corno di drago possiedono tutti proprietà altamente magiche, quindi sono molto ricercati, sia come ingredienti delle pozioni, sia come l'anima, all'anima delle bacchette tua. Mentre le uova di drago sono catalogate come beni non commerciabili di classe A dal Ministero della Magia. Ora, io vorrei mettere anche un paio di un excursus sulle razze di drago, che vediamo, allora, natura, buono o cattivo, draghi famosi, storia, razze di drago conosciute. Ok, per esempio qua facciamo così. Ctrl V, tac. Esistono 10 razze di drago, anche se talvolta è risaputo che si incrociano producendo ibridi sterili, che sono molto rari e pregiati. Ognuna delle diverse specie ha caratteristiche peculiari. Non sto a mettere i nomi dei draghi, però delle razze, però delle sì, razze di drago, specie di drago. Vabbè, comunque avete capito. Così secondo me ha senso mettere un po' più di pepe. Ora, di nuovo, voi due, se vi fate selezionare, sai che forse ci sto senza spostare l'immagine? Forse anche un po' più in basso. Banshee, qua mi rimane un sacco di spazio vuoto, però. Peccato. E vabbè, ci sta. Allora, quindi... Che poi non è la Banshee questa, è vero, quindi c'ho ancora da mettere giù la roba. Dopo il drago c'è il folletto. Sì, infatti mi rimarrà un sacco di spazio perché i folletti sono dei babbi. Allora, folletto. Perfetto, dobbiamo rifarci la pagina qua del folletto, che io già ho. Eccola qua. Quindi folletto di 12. Corpo di 4. Lotta di 4. Fuga di 20, simpatia di 6, grinta di 4. E questo è il folletto, quindi fai salva.
Salva una copia, questo si chiama PNG e quindi questo si chiama folletto 2. Ok, e il folletto l'abbiamo salvato. Ora, descrizione dei folletti, quindi folletti, che poi folletto o folletto della Cornovaglia comunque ragazzi sia lì. Cioè, è una specie diversa, è un po' come dire il nero delle Ebridi che è un tipo di drago, quindi il folletto della Cornovaglia è un tipo di folletto. Per lo strumento testo invece a click singolo costringe ad andare a capo... No, raga, non mi date consigli su come si usa Photoshop, perché sto facendo così, io lo faccio così e non, sinceramente senza offesa per nessuno, ma non mi interessa sapere fai così, fai così, fai così, fai così, perché se volete fare così, fare così, fare così, ragazzi, vi fate il vostro manuale e ve lo impaginate come volete. Ok? Bene, allora, abbiamo detto folletto. Il folletto non ha una descrizione, quindi facciamo così, folletto, solo che i folletti di Harry Potter lui me li trova come i goblin della Gringot, invece no, i goblin della Gringot che venivano chiamati come vecchia traduzione folletti, adesso no, i folletti sono un'altra roba. Cerchiamo un attimo una descrizione dei folletti in stile Harry Potter, tipo folletto della Cornovaglia, no? Perché se io adesso metto folletti, lui ovviamente mi tira fuori i goblin, ma io non voglio il folletto, io voglio i goblin. Vediamo un attimo, eh. Mi sa che dovrò mettere folletto della Cornovaglia. Allora. Se io cerco proprio folletti della Cornovaglia. Folletti della Cornovaglia. Eccolo qua. Vediamo. Folletto della Cornovaglia che però me lo mette come pixie. Ah, ho anche folletto della Cornovaglia. Senti, facciamo così, ragazzi, eh. Adesso sistemiamo la descrizione dei folletti. Datemi un secondo. Datemi un secondo. Allora, facciamo così. Si trovano per lo più nella regione inglese della Cornovaglia. Blu elettrico, alti, perché lo sto facendo al plurale, fino a 20 centimetri e molto dispettosi. Provano piacere nel praticare trucchi e scherzetti di ogni genere. Benché privo di ali, non è vero. I folletti della Cornovaglia hanno le ali. Quindi togliamo benché privo di ali. Allora. Scusami, eh. Possono volare e sollevare umani incauti per le orecchie per depositarli in cima ad alti alberi o edifici. Ed va a capo così. Ok. I folletti emettono un acuto chiacchiericcio comprensibile solo da altri folletti. Altri folletti. E sono mammiferi, quindi non fanno le uova i folletti. Perfetto. Curiosità. Sai che... No, qua sotto non ci sta nient'altro, purtroppo. Che peccato! Perché non mi piace mandare... Cioè, i box così non mi piace mandarli a capo. Cioè, non è una scritta che... però mandarli a capo mi fa brutto. Non mi piace. Quindi... ma perché comunque... Avendo avuto il drago che ha una descrizione molto lunga, ci sta. Allora, adesso ne facciamo così e così.
ovviamente non mi sta prendendo minimamente quello che gli sto richiedendo, quindi facciamo così, così, Ctrl J e lo spostiamo. Potrei farlo col mouse, ma sto fumando. Dunque, raga, non ci manca tanto, eh. Forse ci mancano altre tre pagine di Animali Fantastici, quindi... Qua vediamo se riusciamo a metterne tre. Tre sarebbe il top, eh. Va bene, ve lo sposto così, raga. Ecco fatto. Dopo i folletti, che abbiamo già fatto la loro scheda, sì, abbiamo l'Inferius, o Infero, che dir si voglia. O Infero, perché hanno più nomi in realtà, perché può essere chiamato Infero, Inferi, Inferius. Io lo chiamo col nome proprio base del libro, che è Inferius. Ok. Allora, l'Inferius noi avevamo già fatto la scheda, però noi l'andiamo ovviamente a rifare perché abbiamo trovato questo nuovo coso. Quindi loro hanno mente di 4, perché sono dei cazzo di zombie, quindi non è che possono avere chissà che roba. Corpo hanno il di 12, perché sono durissimi da tirar giù, tranne che per il fuoco. Tranne che per il fuoco. Di lotta hanno 2 di 6. Di fuga non di 4. Ecco, guarda, 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 guarda. Di fuga non di 4, perché tanto loro che cazzo gliene frega de corre. De simpatia hanno sempre un di 4 e di grinta hanno un di 12 più 2. Ok, quindi file, salva una copia. So che forse questa parte del manuale è un po' noiosa, ragazzi, eh? Però... Però capite anche voi che... Non tutto è divertente, bello e pim pim pam superpower, però purtroppo, raga. Che cazzo ho detto? Pim pum pam superpower. Io ho dei problemi, ragazzi, ultimamente. Allora, sono stanco, ok? Sono molto stanco e ho notato che ho tipo la lingua ultimamente che mi si incarta fortissimo. Ma mi si incarta tantissimo, cioè proprio mi parte la lingua a caso, cosa che potrebbe far felice... Ma lasciamoli il discorso, e però ultimamente delirio. Tra l'altro mi è arrivato questo di gioco, che è un gioco di carte deck building di Harry Potter che stasera provo col mio amico Paolo. Beh, mi è arrivata un botto di roba in realtà ultimamente, perché mi hanno mandato cose, quindi è molto bello. Però sì, però sì, 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 sì. Allora, facciamo così. Allora, un cadavere riportato in vita da una potente magia oscura, detta necromanzia. Gli inferi non hanno il libero arbitrio. Raga, non ce la faccio, eh! Non ce la faccio. Io ringrazio che abbia ruolato ieri, che non devo ruolare anche oggi, perché cioè, dopo che ho ruolato martedì sera, ieri tutto il giorno, se avessi dovuto, è italiano spero, ruolare anche oggi... Io non vedo l'ora di andare una settimana in ferie ad aprile giù dei miei in Romagna per ammazzarmi di cibo e alcol, perché ne ho bisogno. Porto Progresso. Sì, vabbè, ma io anche che ti leggo, maffe. Allora, a proposito di Porto Progresso, l'ho detto giusto. Oggi ritorna Luxastra, ragazzi, eh. Gli inferi non hanno libero arbitrio. Non ci hanno quella roba là e non possono pensare. Il loro scopo semplicemente è quello di eseguire come marionette gli ordini del mago che li ha risvegliati. Ora, non so se è il caso di aggiungere della roba, ma credo che basti così. Fatemi vedere cosa dice qua. Ok, aggiungo solo una frase in più. Che è questa. Aggiungo solo una frasetta in più, che è questa. Si deve notare che gli inferi, perché senza articolo, gli inferi sono resistenti alla maggior parte degli incantesimi, infatti, virgola, non essendo vivi non possono essere uccisi e non provano dolore.
A posto, e anche gli inferi li abbiamo sistemati. Ora, tac tac, Ctrl J. Oh, Gesù, non devo dire le parole brutte contro quel signore là, perché poi la gente mi sgrida. Ok. Allora, io ho una domanda. Se io copio, no, tutte e due, se io ho selezionato tutti e due i livelli, perché tu decidi di tua sponte di farmene passare solo uno? No, questo va messo più in giù. Perché ci vuole lo stesso spazio che c'è qui a qui. Quindi qua, se troviamo una bella descrizione in lingua di un'altra bestia, siamo a posto. Ma non so che cosa abbiamo dopo. Quindi, allora, o aumentiamo la, appunto, la descrizione degli inferi, in modo tale che se no... Allora, vediamo, nel caso allungo la descrizione degli inferi, perché ci sono anche delle altre cose interessanti da aggiungere sugli inferi, ma vediamo appunto più avanti. La prossima bestia che dobbiamo fare, che cos'è? Il K. Il K è un cretino. Non so quanta descrizione possiamo trovare di un K, anche perché se ne è parlato pochissimo in realtà nei libri di Harry Potter, quindi... Facciamo così, vediamo la no, ho sbagliato di nuovo, ragazzi. Ma che colore nipsum dei miei coglioni. vi mancano i tempi in cui giocavo ai videogiochi, che era tutto più semplice, Allora, il K è un demone acquatico giapponese che abita bassi stagni e fiumi. Assomiglia a una scimmia con squame di pesce al posto del pelo. Ha un buco in cima alla testa nel quale trasporta l'acqua, la sua fonte di energia. Il K si nutre di sangue umano, ma può essere convinto a non fare del male a una persona gettandogli un cetriolo con inciso il nome della persona in questione. Dove? Ah, gettandogli, ok, per farlo mangiare. E aggiungiamo così, qua, della pressione, virgola, poiché... questi demoni. Chi è questa persona? Scusate, Chi è questa persona? Scusate. Esther, grazie mille per il follow. Quindi questi demoni... Perché questi demoni... Ah, qui mettiamo punto e virgola. No, va bene così. Poi tanto lo faccio sistemare da qualcuno che si intende di italiano, non come me che è già tanto che riesco a parlare. Questi demoni non sono troppo lungo, quindi... No, ci sta, sono. Non sono molto intelligenti. La loro attenzione si concentrerà sul vegetale. Nell'affrontarlo, ma... Ok, aggiungiamo a questo punto un'altra frase per il K, allunghiamo gli inferi e l'impaginazione viene un pelino meglio. Nell'affrontarlo, un mago dovrebbe persuadere con l'inganno il K a inchinarsi. In questo caso, l'acqua nel buco della testa scorrerà via, privandolo di tutta la sua forza. Perfetto. Ora, io voglio aggiungere però a questo punto un altro paio di cose sull'infero. Quindi il K lo mandiamo più giù. Qua. Vediamo se... Perché gli inferi sono importanti, cioè sono un buon... Sono delle belle... Sì, delle belle bestie. Sono delle ottime... degli ottimi nemici da mettere effettivamente in una campagna. Secondo me, soprattutto se la fate con degli adulti, quindi un po' più... Incantesimi, infatti, essendo vivi, possono essere uccisi, non provano dolore. Facciamo così. Vediamo se mettendo quest'altra frase
riusciamo ad andare a spazi giusti, oppure ne aggiungiamo anche un'altra, tanto. Allora, l'unico modo per tenerli a bada è evocando lingue di fuoco, poiché, come tutte le creature della notte, anche gli inferi temono il bagliore e il calore del fuoco. Io aggiungerei a questo punto, che ne so, tipo... Si consiglia l'uso di incantesimi come incendio, con fringo, se no cos'altro che fa fuoco? Si consiglia l'uso di incantesimi come incendio con fringo o di pozioni esplosive. Ora, la mia domanda è: secondo voi l'impaginazione così è meglio? Lo scopriremo subito. Raga, mi sembra perfetta. Più, vabbè, tutte le varie robe che dobbiamo... Ah, dobbiamo fare la scheda del K. La scheda del K. Eccola qua. Allora, mente... Abbiamo detto che non è intelligente, quindi la mente è un D6, perché non è intelligente. Corpo, gli mettiamo un D8, perché comunque è un demone, quindi... Ok. Lotta, gli mettiamo 2D6. Fuga, gli mettiamo un D6. Simpatia, gli lasciamo il D4. E grinta, gli mettiamo 2D6, anche qua. Mi sembra buono. Salva con nome, PNG, lo chiamiamo K. K2, che poi è proprio il monte, capito? Cioè, fatto la scheda di un monte. Quindi pagina 19 fatta. Quindi noi adesso cosa andiamo a fare? Come sempre, file, salva con nome, tac, pagina 19, salva, sostituisci file. Fatto. Sostituisci il cazzo che vuoi, file, stamp. Cosa ho fatto? No. File, stampa, print to PDF, tac. Andiamo qua, pagina 18, e questa si chiama pagina 19. Poi andremo a montare il PDF di nuovo un'altra volta. Poi cosa facciamo di nuovo? Via, salva con nome, e la chiamiamo pagina 20, così possiamo continuare a impaginare. Ricordiamoci che poi in tutte queste pagine noi dovremmo andare a inserire tutte le altre... Capito? Ok. Ok, quindi questa è pagina, adesso è pagina 20. Quindi andiamo a lavorare su pagina 20. Togliamo l'immagine, che a questo punto io devo capire quante ce ne mancano di creature. Noi siamo al K, ce ne mancano 1, 2, 3, 4, 5. Ce ne mancano 5. Le tabelle, Miriel, grazie. Ce ne mancano 5, 1, 2, 3, 4, 5. In questa pagina noi ne abbiamo messe 5. Calcolando che abbiamo in questa pagina il Kelpie, che non ha una gran descrizione, il Lupo Mannaro ha una gran descrizione, il Ragno neanche tanto, Troll e Velenottero più o meno, a livello grafico l'idea è: o andiamo a mettere delle immagini, perché altre immagini come quelle non le abbiamo, perché Nadia ne aveva fatte due, quindi la mia è: noi buttiamo dentro tutte e cinque le... c'era un tipo nel mio giardino, e sparagli con una pistola di quelle a pallini. Signor Twitch, una pistola a pallini, le vendono nei negozi di giocattoli, o chiama la polizia. E come stavo dicendo, io direi facciamo le cinque descrizioni. Una volta fatto quello, vediamo dove mettere un'immagine e se mettere un'immagine, perché io ho anche delle pagine dove non c'è sempre l'immagine, ok? Quindi anche quella roba lì è da vedere. Quindi andiamo a fare il prossimo, che è il Kelpie. Il Kelpie. Ecco qua.
Descrizione del Kelpie. Mi sa che dopo la descrizione del Kelpie, ragazzi, mi vado a fare un caffè, mi sa che ne ho tanto bisogno. Allora, questo demone acquatico inglese ed irlandese può assumere varie forme, anche se la più frequente è quella di un cavallo con la criniera fatta di giunchi di palude. Ho sbagliato? No, Gabriel. Metto giù questa frase, ragazzi, poi la sistemiamo come sempre, perché sapete che devo sistemare le cose con calma io. Dopo aver attirato l'incauto sul proprio dorso, sprofonderà in fondo al fiume o al lago che infesta e divorerà il cavaliere, babbano o mago che sia, lasciando risalire le viscere in superficie. Il modo corretto di dominare un Kelpie è imbrigliarlo con un incantesimo Imposium, che dovremmo avere nella lista degli incantesimi, che lo rende docile e innocuo. Dovremmo averlo, l'incantesimo Imposium. Mi viene un dubbio. Ho un dubbio. Pagine? Sì, ma vai a trovarlo. Aspetta, mi apro un attimo il PDF e lo andiamo a vedere subito, ragazzi, negli incantesimi. Incantesimi li ho messi dopo, giusto? Pozione pepata. ABCDE. No, non è qua. Sarà sotto gli incantesimi, difesa contro le arti oscure. Imposium, eccolo qua. Perfetto, ce l'abbiamo. Quindi ha senso, a livello di lore di questo manuale, c'è tutto. Ok, spostiamo l'impaginazione del drago con lo spazio giusto, che è questo, lo spazio giusto, perfetto. Ok, facciamo la scheda del Kelpie, ragazzi, la scheda del Kelpie è questa. Allora, calcolando che il Kelpie è intelligente, io di mente gli darei anche un D10, perché è intelligente col fatto che fa il trappolone, ok. Come corpo io gli darei un D12 più 2. Come lotta gli darei 2 di 10, 2 DF10 tra l'altro, 2 DF10. Come fuga, ovviamente in acqua ha un D20, perché cioè, come simpatia c'ha un D6, che tanto serve un po' un cazzo alle bestie la simpatia, e come grinta per resistere ai colpi lui ha 2 di 8. Così. Lui ha 2 di 8. PNG. Quindi come si chiama lui? Kelpie. Vado a farmi un caffè, raga. Ne ho veramente bisogno. Veramente bisogno. Arrivo subito. Ricordatevi che vi amo. E tutti, senza distinzione di genere, tutti.
Allora, mi faccio ridere, mi è venuta in mente una cosa della giocata che abbiamo fatto ieri. Allora, ieri io ovviamente voi sapete che io sto ruolando Roberto, ok? Roberto ha l'accento spagnolo, ok? Fare per 4-5 ore di ruolata all'accento spagnolo, ogni tanto io mi confondevo e mi veniva fuori il romagnolo. Con al tavolo, tra l'altro, Sara e Valentina, che sono romagnole, e effettivamente faceva un sacco ridere questa cosa qua. In effetti mi manca un po' il mio personaggio con l'accento romagnolo, che era Werther Ausgod, che ricordiamo che tradotto è Werther Casadei, che era il mio Halfling ladro, e sarebbe stato tutto molto più semplice. Però, no, comunque, ragazzi, ieri mi sono divertito tantissimo. Cioè, ieri ci siamo divertiti tantissimo. Cioè, si è già creata, secondo me, una buona chimica a livello di gruppo. Cioè, con Adrian, con Vale, ci siamo proprio divertiti. Io non vedo l'ora di giocare ancora con loro. Io mi sono veramente, veramente divertito. Veramente. Mi manca la Romagna. Guarda, io vado giù fra neanche un mese. Vado giù fra una settimanina, vado giù in Romagna. Guarda, vado giù a Cervia. Non vedo l'ora di andare giù. Così, mi mangio un sacco di piedine. Adesso, ovviamente, triggererò un sacco di gente, perché io continuerò a sostenere che per me la piedina è più buona quella di Cervia perché è più alta. A me la piedina quella riminese, buona per l'amor di Dio, ma è troppo sottile, poi mi si secca. Invece, capito che anche ieri è venuto fuori di nuovo la diatriba tra piedina riminese e piedina di Cervia. Come sempre, se io e Sara abbiamo sempre questa cosa della piedina preferita. Allora, piedina preferita. A mio parere, che poi magari molti non sono d'accordo, però il cressone con le erbe, anzi, le erbe e la salsiccia. Regà, ma che cazzo di parlare? Il cressone con le erbe e la salsiccia? Secondo me non c'è neanche da parlarne. Ora, io ho un vuoto. Il cressone lo fanno anche a Rimini? Credo di sì. Però loro lo fanno ovviamente più sottile. Non mi ricordo. Andrò. Allora, facciamo così. Quando vado giù in Romagna, andrò a mangiare sia la piedina lì a Cervia di fianco a casa dei miei, che c'è una delle piedinerie più buone, secondo me, di tutta Cervia. E vado anche a Rimini. Promesso, faccio un salto a Rimini. Anche perché se non mi ricordo male, a Rimini c'è, se non l'hanno chiuso, c'era un bellissimo negozio di Harry Potter. Con tutto il merch. E lì avevo comprato dei poster bellissimi. Ho preso il poster, quello del Quidditch. E se non mi ricordo male, c'è questo negozio che dovrebbe essere sotto i portici. C'ho questo ricordo di questo negozio di Rimini dove ci sono appunto, i cose. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Vi farò una video reaction di Lupo Mannaro. Ok. Io ragazzi adesso sinceramente prenderei e me ne andrei a dormire subito. Tornerei a letto. Ma istantaneamente, cioè proprio. Il lupo mannaro mi sa che è una bella descrizione, bella lunga, eh. Allora, facciamo la scheda del lupo mannaro intanto. Allora, il lupo mannaro ha un D6 di mente perché comunque corpo ha 2 di 10, in lotta a 2 di 10, in fuga a 1 di 8, perché tende ad attaccare, quindi. Ok, e anche in grinta gli lascerei 2 di 8, ragazzi, a resistere ai colpi. Sì. Io Fermi, cos'ha? prenderei e me ne andrei a dormire istantaneamente. Allora, lupo mannaro 2. Scusate, adesso vi ringrazio per la sub, ma ho 46 finestre aperte. Chiara, fa l'abbonamento per i 33 mesi. 33 mesi. 30. Amici, oggi è il 9 marzo 2023 e Chiara fa l'abbonamento per 33 mesi. Zio, ma quando vieni in Romagna mangiavo tutti una piedina assieme?
Ma io, ragazzi, un sacco di volte, io vengo almeno 2 o 3 volte di base in Romagna all'anno. Di solito mi faccio una settimana dopo il Modena Play, quest'anno aggiungo quest'anno. Minchia, raga, non ce la faccio stamattina. Dicevo, di solito io attacco una settimana al Modena Play, perché ho già fatto metà strada, quindi mi allungo e vado giù. Di solito mi faccio 3/ tutto il mese di agosto. Ho provato a organizzare più volte di mangiare una piedina tutti insieme, una birretta, ma poi ogni volta che propongo non c'è mai nessuno. Capisco che non c'è, non ho tanto pubblico magari in Romagna, però. Allora, Lupi Mannari. Rischio. Ok, allora prendiamoci questa frase per cominciare, per i Lupi Mannari. Allora, i lupi mannari si trovano in tutto il mondo e sono sempre stati emarginati dalle comunità dei maghi da cui spesso hanno origine. Le streghe e i maghi frequentemente coinvolti nella caccia e nello studio di queste creature sono esposti a un maggiore rischio di attacco rispetto alla media dei babbani. Beh, certo, perché comunque il lupo mannaro, se gli dai fastidio. Ho sbagliato. Cioè, giustamente il babbano non va a cacciare il lupo mannaro di base. Allora, vediamo un attimo. Scoprire che questi organi lupi mannari sono morti. Adesso poi diventano a loro volta lupi mannari. Allora, vediamo un attimo, perché anche il lupo mannaro c'ha una bella descrizione. Già parte in generale, professore, avvia uno studio completo delle loro abitudini. Scoprì che quasi tutti coloro che avevano potuto studiare e interrogare erano stati maghi per venire morsicati. Per mannari e babbani hanno un sapore diverso, questi maghi sono più destinati a morire per le ferite. Le politiche adottate dal Ministero della Magia riguardo ai lupi mannari. Ok, mettiamo anche questo pezzo qui. Mettiamo anche questo pezzo qui. Ecco qua. Le politiche adottate dal Ministero della Magia riguardo ai lupi mannari sono sempre state confuse e inefficaci. Nel 1637 fu redatto il codice etico per lupi mannari, che tutti i lupi mannari avrebbero dovuto sottoscrivere, promettendo di non attaccare nessuno e di rinchiudersi in un luogo sicuro ogni mese in occasione della trasformazione. Ora, un altro paio di righe, volendo, ci stanno. Non meraviglia il fatto che nessuno abbia firmato il codice. Dal momento che nessuno si sentiva pronto a recarsi al ministero per ammettere di essere un lupo mannaro. Così. Ha un problema che riguardò anche il successivo registro dei lupi mannari. E direi che in realtà ci sono pagine, pagine, pagine sui lupi mannari, però non è che possiamo metterci a fare National Geographic dei maghi, eh? Cioè, non è vero che nessuno abbia firmato il codice dal momento in cui era si sentiva pronto a casa del ministero per ammettere di essere un lupo mannaro, un problema che riguardò il successivo registro dei lupi mannari. Ok, ho sbagliato di nuovo e la scheda del lupo mannaro l'abbiamo fatto bene, abbiamo un sacco di spazio qua, quindi in realtà siamo abbastanza tranquilli, eh. Folletto, i folletti. Non lo sposta. Perché non me lo sposti? Ok. Ora, dopo il lupo mannaro abbiamo il ragno. Ragno. Era un po' che non trapanavano a casa mia, eh. Che detta così sembra una cosa completamente diversa, però non fate i soliti, eh. Ok, allora, ragno. Ragno, mente di 4, corpo di 8, lotta di 10,
fuga di 20, perché ci sta che il ragno sia... E grinta, per resistere ai colpi, direi di 6. Di 6 più 2. Ok, giusto per salva una copia. Ragno. Perfetto. Ora andiamo a fare la descrizione del ragno. No, ho sbagliato. No, ma fermi, cosa ho fatto? No, 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 no. Ma che cazzo sto combinando? Ok, ho schiacciato ovviamente per sbaglio, perché sono un rincoglionito. Allora, ragno. Ovviamente tra le bestie magiche il ragno non c'è. Non c'è. Quindi andiamo su ragni Harry Potter. Il fandom, andiamo sul fandom che magari... No, qui mi parla di Aragog, io non voglio. Voglio una descrizione in generale sui ragni magici. Mi sa che questo ce lo dobbiamo descrivere noi, raga, perché non trovo una descrizione, cioè trovo la descrizione di Aragog e della Cromantula, ma non dei ragni. Porca miseria, quindi. Quindi. In realtà è un ragno gigante, perché non è un ragno normale, quindi ragno gigante. Andiamo a cercare invece il ragno gigante, magari, oh. Allora, ragni giganti Harry Potter. Magari mi dà una descrizione diversa. No, mi parla ancora di Aragog. Allora, in realtà ho trovato una roba su un negozio di ragni giganti a Nocturne Alley. Se un giocatore come Simo, che interpreta un lupo mannaro, quando si trasforma usa le caratteristiche del proprio VG, usa momentaneamente le caratteristiche appena inserito, usa le caratteristiche del lupo mannaro. Ovviamente. Allora, andiamo un attimo, eh. Non lo so. Allora, inventiamoci noi una descrizione a questo punto, ragazzi. Allora, i ragni giganti non arrivano alle dimensioni delle acromantule, ma sono altrettanto pericolosi. Si organizzano in colonie. Si organizzano in colonie e si possono, virgola, di solito trovare in foreste molto fitte, rovine o caverne, rovine o caverne. Capita a volte che un'acromantula sia, come si dice, a capo, sia a capo della colonia, e che i ragni sia a capo della colonia e che i ragni
Che ragni. Che i ragni, che i ragni la proteggano e portino. E le portino. La maggior parte delle loro prede. Non sono molto resistenti alla magia, quindi un mago esperto potrebbe liberarsene facilmente con incantesimi di fuoco o con il più specifico come si scriveva Raniak Sumai? Arania dovrebbe essere Aragna Exumai. A posto, ci siamo fatti nella descrizione ed è perfetta a livello di signori, ma che goduria, ma che bellezza. Salva intanto. Ok, dopo i ragni cosa abbiamo? Dopo i ragni abbiamo i troll. Ok, abbiamo i troll. Non quelli di internet, ovviamente. Facciamo la scheda del troll. Allora, il troll di mente c'ha un D4 perché è scemo come la merda. Di corpo ha 2 di 12, il troll. Di lotta... Quindi di botte, secondo me, il troll ha un D20. Un control, raga, cioè non è semplice, cioè, da battere. Un D4 in fuga, un D4 in grinta. Quindi a resistere agli incantesimi ha un D20, un D200, certo. Un D20 più 5, secondo me. E comunque il troll è abbastanza grosso da tirare giù, ma soprattutto resiste abbastanza bene agli incantesimi. Ok, andiamo sulla descrizione dei troll. Scusi in anticipo se... Ah no, ma l'ho già letta quella, scusate. Allora, troll, andiamo sui troll. Allora, i troll... Allora, andiamo un attimo. Allora, cominciamo così. Poi sistemiamo l'italiano, ragazzi, perché... Allora. Il troll è una temibile creatura alta fino a 3 metri e mezzo. Dal peso di oltre una tonnellata, ragguardevole tanto per la prodigiosa forza che per la straordinaria stupidità. Il troll è spesso violento e imprevedibile. Alcuni capiscono e sanno che possono pronunciare alcune parole umane. Le gente della specie sono state testate come gli animali esperti dei goblin. Ok, direi che questa mi sembra buono.
aggiungerei questa roba qua. I troll in genere comunicano a grugniti che sembrano costituire un rozzo linguaggio, anche se noto che alcuni capiscono e sanno persino pronunciare alcune parole umane. I più intelligenti della specie sono stati addestrati come guardiani. Ah no, senti, mandiamo a capo questo. Ok, sono stati addestrati come guardiani da maghi esperti o da goblin. E anche i troll l'abbiamo fatti. La scheda del troll l'abbiamo fatta, quindi prendiamo il K, riposizioniamolo. Che credo che in realtà riesco a metterlo a... Porca puttana! Ok. Ok. Quindi dopo il cap, dopo il troll, che cosa abbiamo? Dovremmo avere velenottero. Ok, quindi qua. Ed è l'ultima che dobbiamo aggiungere. Ora, raga, se a qualcuno viene in mente qualche altra creatura... Creatura, quindi non intellettuale, non con l'intelletto, mostri da combattere. Quindi non ditemi l'ippogrifo, non ditemi l'occami, non ditemi il centauro. Se vi vengono in mente altre bestie che si potrebbero picchiare, io vi ricordo che questo manuale è sempre in aggiornamento, sarà sempre in aggiornamento. Quindi chi poi avrà questo manuale riceverà mano a mano gli aggiornamenti, eh. Allora, facciamo così, tac, e cominciamo a mettere la descrizione del velenottero. Il velenottero è una creatura magica dai colori blu e verde, dotata di grandi ali. Questo lo mettiamo qua. Assomiglia ad un incrocio tra un serpente e una farfalla, estremamente grande. Quando non vola, il velenottero assomiglia a un bozzolo verde e spinoso. Vediamo. Ok, ho trovato un altro pezzo di descrizione. Facciamo così, pam, pam, pam. Può essere piuttosto pericoloso in quanto è encefalofago e si nutre del cervello delle persone. La sua pelle ha una capacità di deviare almeno alcuni incantesimi. Se c'è un veleno che opportunamente diluito può essere per cancellare i brutti ricordi. Ok, quindi ora abbiamo un sacco di spazio e ne abbiamo finito le bestie. Ah, dobbiamo fare la scheda del velenottero. Allora, il velenottero di mente, comunque mangiando i cervelli, io un D8 glielo darei. Cioè, a me sembra scemo. Di corpo, quindi il fatto di... io gli darei un D10. Di lotta gli darei un D10 più 5. Di fuga gli darei un D20, perché col fatto che diventa minuscolo, che comunque vola via, è quello lì. Simpatia di 4, perché comunque resistere ai colpi, io gli darei un D10 più 5, come la lotta. Ora, una cosa che dobbiamo capire è come adesso mettere l'immagine. Quindi, velenottero 2, che poi non c'è niente di 2 in realtà. Ora, la mia domanda è... Per quanto riguarda l'immagine, siccome c'è tanto spazio, ora o andiamo a modificare le altre pagine, quindi o andiamo a modificare, datemi un secondo che vi apro, o andiamo a modificare questa, quindi togliamo l'immagine da qua, qua ci mettiamo sotto, che ci, secondo me ci sta, il kelpie, quindi andiamo a prendere il kelpie e lo mettiamo in quella pagina lì, in modo tale che questa pagina non ha illustrazioni e nella pagina dopo invece ci sono illustrazioni, perché l'Inferius non ci sta sotto il folletto. Quindi Andrea, si potrebbe fare una cosa del genere a livello di... Oppure troviamo un'immagine qua molto grande e la mettiamo qui. Secondo me è meglio andare a prendere, appunto, spostare uno e rimpaginare. Quindi potrebbe avere senso. Quindi... No, il troll corazzato è un troll dove il master decide che è corazzato, cioè. Ma se nel manuale del master inserisci delle schede bestia per i pet, ad esempio... No, raga, no. No.
non ha senso, non ha senso, perché non, quelle sono cose che gestisce il master, non bisogna mettere le schede anche di tutte le altre bestie, perché altrimenti diventa una roba estremamente prolissa. Quindi io direi, ragazzi, facciamo così. Apriamo pagina... Questa è pagina 20. Io mi aprirei pagina 19 e andrei a spostare delle cose. Facciamo così. Quindi andiamo a togliere questo. Lo andiamo a togliere. Andiamo a togliere questa roba qua sotto. Ok. Andiamo a prendere questo, che è il Kelpie. Gesù. 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 Andiamo a prendere il Kelpie e la sua scritta. Ok. La spostiamo di qua. Che voi direte, ma scusa, non puoi spostare le scritte per renderle più omogenee? No, perché... Cosa mangio a pranzo? Un cazzo, come al solito, raga. Perché... Purtroppo, avendo scritte diverse... Cioè, o mettiamo qualcosina qua sotto, ma non ha veramente senso. L'Inferius non ci sta qua sotto. Quindi purtroppo non posso fare questo lavoro qua. Quindi questa è pagina 19 adesso. Poi ci sta, raga, io non sono un impaginatore, questo non è un manuale ufficiale, anche se non è turbo power da vedere, raga, non ha senso, cioè nel senso, ho sbagliato, fermi, ho sbagliato, fermi, ho sbagliato. No, chiuditi. Dove sono i margini? Togliamo i margini. Salva. Mi dimentico sempre di togliere i margini. Il basilisco non lo metti, perché il basilisco appena ti vede sei morto. Quindi effettivamente non ha minimamente senso mettere il basilisco. Questa è pagina 19, abbiamo detto. I dissennatori non ha senso di metterli, perché basta fare l'expetto e li mandi via, quindi non ha veramente senso. Una sfinge, tu una sfinge non la combatti, perché una sfinge appena ti tocca sei morto. E i ghoul sono gli inferi. Quindi i ghoul non esistono in Harry Potter, esistono gli inferi. Ok, quindi qui l'abbiamo fatto, abbiamo messo il Kelpie. Gli diamo sì, tanto poi ci dobbiamo tornare perché dobbiamo mettere le schede. Quindi il Kelpie, abbiamo detto, lo togliamo. Quindi Kelpie, questa roba qui, noi la togliamo. Ora spostiamo il lupo mannaro sopra, lo mettiamo a... Ok, il ragno gigante lo spostiamo. Gli diamo la sua, il suo spazio. Quindi in realtà qua sotto ci starebbe una bella immagine grande. Ok? Quindi noi andiamo a cercare tra le immagini che io mi ero salvato di creature... Non so se immagini di creature fantastiche in realtà. Ho un'immagine della foresta proibita, tipo, che potrebbe essere interessante, così. Anche se c'entra poco. Oppure... Mi vado a cercare un'immagine di animali fantastici. Allora. Vediamo un attimo, eh. Questa è molto bella. Vediamo. Sto cercando, raga, eh. Qui cosa c'è? Velenottero, troll o lupo mannaro? Potremmo... In realtà, fermi, perché forse ho trovato una bellissima immagine. Datemi un attimo. Fermi, non ridete, eh? Che sto cercando... Ok, facciamo così. Apri immagine in un'altra scheda. Questa mi piace molto, in realtà. Quindi salva immagine con nome.
Non so che cazzo. Vabbè, facciamo stamp e la risolviamo. Ok. No, ragazzi, i ghoul non sono ufficiali nel mondo del Wizarding World. Quindi potete dire tutto quello che volete, ma non sono ufficiali, quindi. Voilà. No, dove cazzo era? Qua? 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 PNG fatto. Ok. No. Ok. Andiamoci a prendere l'immagine. Ma sì, ma tirate le due martellate ogni tanto che mi mancavate, cazzo. Ok. Così è bella. Così. Ora voi direte, zii, ma così non si vede un cazzo. Tranquilli, adesso vi faccio vedere un trucchetto. Allora, prendete la gomma. Io sulla gomma, date appunto il fatto che potete sgommare questa roba qua, e io ho i miei pennelli che hanno delle forme strane, tipo boom, boom. E andate a lavorare così, per rendere tutto più... fino a liberare la scritta. Fa molto manuale di D&D così, ok? Poi prendete altri pennelli di forme diverse per continuare sto lavoro, perché sennò si vede che è tutto uguale. Ok, fatto, in realtà. Non è una roba molto semplice, ma... che è molto bello, secondo me, da vedere queste cose fatte così. Ora, andiamo a prendere degli altri pennelli che magari hanno... No. Questo qua, ok. Ok. Lì potete anche diminuire di grandezza, in modo tale da fare... queste robine un po' più... che poi non si vedrà il rosso sotto, perché adesso noi poi togliendo i margini... Ok, anzi togliamoli subito i margini così possiamo lavorare meglio. Sono quelle piccole accortezze che rendono le cosine un po' più belline, no? Ma appena appena, cioè non è che... molto semplice da realizzare, veramente semplice da realizzare. Ovviamente vi dovete scaricare un po' di pennelli, ragazzi, con le macchie, queste cose qua, perché effettivamente se no... fatto col pennello normale, sì, si può fare, Però non viene così bene, ecco. Questo non mi piace. Vedi, anche una cosa del genere, tipo qua in alto. Ci sta, capito? Non così, ma tipo qua. A quel non so che di... Ok, fatto in realtà, eh. Non è che abbiamo fatto chissà che roba. Poi, cosa facciamo? Prendiamo i due livelli che noi abbiamo, che sono... questo e questo, che sono bloccati al momento, quindi li sblocchiamo. Così gli diamo un pochino più di profondità. Quindi noi facciamo Ctrl-T, quindi li trasformiamo. E con questo noi gli diamo, vedete, un pochino più di... ora, dobbiamo ingrandirli tantissimo, ok? E gli diamo un pochino più di profondità, perché una volta fatto questo, noi li spostiamo. Ok? Gli diamo un pelino più di profondità. Poi, se proprio volete, voi andate su questo livello, potete fare... che viene sempre abbastanza una merda, però vi faccio vedere un'altra possibilità. Tipo, se voi gli volete dare l'ombra esterna, ok? Poi qui andate a lavorare, gli date l'ombra esterna, non gliela date nera, ma gliela date marrone, in modo tale che ricorda appunto quella sotto. Gli togliete un po' di opacità. Ok, che telefono, scusate, come al solito.
Ok, si sono ricordati che ho avuto un'infiltrazione un po' di tempo fa e forse mi rimborsano i danni. Dicevamo, quindi andiamo a fare un bordo di, appunto, di ombra, perché l'ombra almeno te la fa su tutta l'immagine, ok? Fatto così, noi si può fare in tanti modi, si può fare il dissolvi, ma il dissolvi fa cagare. In questo caso voi potete provare varie cose, no? Tipo il colore che brucia, la bruciatura lineare. Io di solito uso il moltiplica. Però ci sono tante altre cose che potete provare. Anche lì, regà, fate un po' di prove e vedete appunto voi come viene. Io di solito uso il moltiplica. Fatto questo, vi andate a gestire la distanza, come vedete, dell'ombra. Non vi devo spiegare io come si fa appunto questa roba qui. Ok, l'estensione che invece è proprio, vedete, così abbruzza. Voi andate a farla un po' più così. E la dimensione, vabbè, la dimensione è inutile, cioè in questo caso è inutile. Potete mettere anche del disturbo per renderla più pixelosa. Non ha senso, ragazzi, il disturbo lasciatelo così. E noi abbiamo fatto questo, ok? Quindi pagina 20 con la sua immagine grossa della bestia è tutto fatto. Ok? Quindi noi facciamo un bel salva. Andiamo a salvare la pagina numero 20. Facciamo un bel salva. Sì. Ok. Poi andiamo a fare un bello stampa. Stampa, 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 stampa. No, che cazzo faccio stampa? Devo mettere le schede. Quindi è inutile, fermi. Apriamo tutte le pagine delle bestie, quindi... questa abbiamo detto pagina 19, quindi dovrebbero essere pagina 18, 19 e 20. Dovrebbero essere tre pagine, quindi questa è la 20. Apriamo anche pagina 19. Apriamo anche pagina 19. Pagine. Pagina 19. E pagina 18 dovrebbe avere già le sue... Ok, questa è pagina 19 e pagina 18 appunto dovrebbe avere già le sue cose con le misure giuste. Ok, ora cosa facciamo? Noi in questa pagina che ha già le misure giuste, noi che cosa andiamo a fare? Andiamo a rimettere i margini. Andiamo a cancellare questi che hanno già le misure giuste. Voi direte, ma perché hanno già le misure giuste? Mo' ve spiego. Facciamo qua, vabbè, voi non lo potete vedere, ma io lo posso vedere. Ordina per tipo, perfetto. Quindi io vado su Acromantula, mi faccio questo lavoro qua, io le importo tutte insieme, in modo tale che teoricamente lui dovrebbe... No, non l'ha fatto. Non l'ha fatto, ecco. Ah sì, devo dare l'invio per tutte le volte, ok? Così lui me le mette in ordine. Me le sovrappone una con l'altra. Perfetto. Ora io che cosa faccio? Seleziono tutti i livelli che hanno queste schede e faccio un bel Ctrl-T in modo tale che io le modifico tutte insieme e non rischio di farne una di dimensione diversa dall'altra. Poi noi ce ne andiamo appunto a sostituire... Cioè, scusate. Ora, fa un po' fatica perché giustamente stiamo lavorando su tipo 12 file tutti insieme in questo momento. Quindi ovviamente fa fatica Photoshop, però noi andiamo a lavorare su tutto il blocco, ok? In modo tale che quando noi abbiamo sistemato dove vogliamo le nostre cose, tipo qui, ora noi che cosa facciamo? Andiamo a... andiamo a pagina 20. In pagina 20 ci serve lupo mannaro, troll, ragno gigante e velenottero. Quindi noi andiamo qui e andiamo a selezionare. Dov'è? Lupo mannaro. Tenete premuto CTRL, perché se tenete premuto maiuscolo vi seleziona tutto. Ragno, abbiamo detto. Poi cosa ci serviva? Troll e velenottero. Ora, questi qua, questi livelli qua, noi li andiamo a spostare qua sopra, in modo tale che questi qui, noi possiamo prenderceli e spostarli in pagina 20. E li buttiamo dentro qua. Ora, noi in pagina 20 abbiamo bisogno anche di un'altra cosa. Abbiamo bisogno, ovviamente, dei margini, perché dobbiamo risistemarli.
Quindi pagina 18, noi questo gruppo qua di livelli, quindi velenottero, troll, ragno e lupo mannaro, possiamo cancellarli. Ora, nella pagina dopo che cosa c'è? Allora, qui cosa c'è? Acromantula, Avvincino e Banshee. Qui ne abbiamo solo tre, ok? La cosa buona è che sono in ordine alfabetico, quindi noi andiamo su berretti rossi, in questo caso andiamo, teniamo premuto maiuscolo, come prima. In questo caso maiuscolo, pertanto sono in fila, quindi ce ne frega le balle. Li spostiamo anche loro verso l'alto. Basta poco così. Li prendiamo e li lanciamo nella pagina 19. Ok. In questa pagina 18, noi che cosa facciamo? Questi che abbiamo selezionato, li andiamo a cancellare. Fatto. Ora, noi andiamo a selezionare Avvincino. Quindi se noi facciamo così, ovviamente ci porta su Banshee, perché è quello che c'è più su. Noi andiamo a spostare l'Avvincino. Semplicemente. Ora direte, ma io ho paura che se lo sposto mi si sminchia, con le frecce ci metto un'ora. Tasto premuto maiuscolo, mouse, e lui, se io faccio destra e sinistra, vedete che non me lo sposta a destra e sinistra, lo sposta solo in alto e in basso, e quindi noi, tac, stessa cosa per la Banshee. Prendiamo la Banshee, tasto maiuscolo, e scendiamo. Abbiamo la fortuna che qui mi dice che a 28 pixel sono tutti uguali. Fatto! Volendo, si può fare in modo sicuramente anche in un altro modo, ma questo è il modo più veloce, secondo me, per fare questo lavoro qua. Quindi noi andiamo a salvare la pagina 18, perché l'abbiamo modificata ed è finita, l'andiamo anche a stampare in PDF, così poi possiamo ovviamente collegare tutto. Quindi stampa, questa è pagina 18, ora ci chiederà ovviamente se vogliamo sostituire pagina 18, noi diremo ovviamente di sì. Tac, tac, salva. Sì, la voglio sostituire. E pagina 18, chiusa. Andiamo a pagina... Sì, qui mi richiede di nuovo di salvare, gli dico sempre di sì. Pagina 19. Pagina 19. Ora, noi che abbiamo tutto questo gruppo di roba, noi ci riattiviamo i margini di nuovo e andiamo a prendere questi, che sono un gruppo unico. Lo andiamo a mettere qui. Ingrandiamo per vedere se è tutto in ordine. Ora, se lui mi dà i 25 pixel, in realtà lui qua me ne dà 25, non me ne dà più 28. Ma noi chi se ne frega? 25 ci va benissimo. E adesso rifacciamo il lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Quindi andiamo a cercare... Andiamo sempre da quelli più in basso che si fa prima. Andiamo a cercare il... Anzi, fermi. Andiamo a prendere subito l'Inferius, che è questo, e lo spostiamo. In modo tale... Ah, qua, uguale, premete, maiuscolo, e ve lo sposta sulla destra e sinistra, ma non verso l'alto, così non rischiate di cambiare. Ok, così sono uguali. Poi, abbiamo detto, folletto, quindi si va a prendere il livello del folletto, eccolo qua, lo si sposta, maiuscolo, lo si acchiappa, andiamo giù, 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 giù. Quando viene fuori scritto 25 pixel vuol dire che è a posto. Drago, quindi drago, lo si sposta. Tac, voilà. 24 pixel, 19, no, lo vogliamo a 25. Fatto, tac. Ora, cosa ci serve? Il K, il Kelpie. Il K è il Kelpie da questa parte, ok? Quindi noi andiamo dalla chimera a prendere direttamente K e Kelpie insieme, li spostiamo a destra, ok, quindi li possiamo acchiappare maiuscolo e lo mettiamo esattamente qua sopra, ovviamente è perfetto. Ora li riclicchiamo di nuovo maiuscolo e li portiamo giù. Questo è a 24, noi dobbiamo metterlo a 25, quindi maiuscolo, e non so quale sto usando in questo momento. No, allora prendiamo il Kelpie e spostiamocelo prima di tutto. Eccolo qui. Giù, giù, giù. 25. Perfetto. Il K ci clicchiamo sopra. 25. Perfetto. E anche questa l'abbiamo fatta, quindi anche qui si dà un bel salva. Si dà un bello stampa. Questa è pagina 19. Ok. Esiste già? Sì, perché l'avevo già fatto.
A posto. E ora pagina 20. Quindi questa la chiudiamo e la salviamo. Pagina 20. Tac. Andiamo a prendere tutto il gruppo, che è questo. 1, 2 e 3 e 4, perché sono 4. Li andiamo a... No, ho sbagliato. Andiamo a sistemare per bene qui, tutto il gruppo. 25 pixel. Perfetto. Ora, cosa abbiamo sotto il lupo mannaro? Abbiamo il ragno gigante, quindi andiamo a prendere il ragno e lo spostiamo giù. Così, tac. 24 pixel. 24, 25. In realtà cambia un cazzo, però. Eccolo qua, ragno gigante. Di là abbiamo il troll e il velenottero. Li selezioniamo, li spostiamo. Maiuscolo. Ecco fatto. Andiamo a vedere se è giusto. È giusto. Se li sposterei un pixel di là. Qui cosa è successo? Solo il troll mi ha spostato. Vabbè, mi ha spostato solo il troll. Quindi questo è il velenottero e noi ce lo spostiamo qua. Perfetto. E ora ce lo spostiamo in basso. Bisogna che scendi un po' di più. Grazie. 24. Così dovrebbe essere 25. Perfetto. E dovrebbe essere tutto a posto. Se questo lo buttiamo un po' più a sinistra. Ma appena appena, eh. Ok. Quindi questo è il ragno. Il lupo mannaro qual è? Questo. È giusto. Fatto. Fatto, ragazzi. File. Salva. File. Stampa. Pagina 20. Ora, il grosso del manuale è finito. Quindi andiamo a stamparci. In realtà, stamparci no, però andiamo su Automatizza, una presentazione PDF, e mettiamo appunto, lo montiamo, quindi copertina per prima, poi andiamo sulle pagine da 1 a 9, così le lascia in ordine, poi la pagina 10, poi dalla pagina 11 alla pagina 19, perché sennò ti sminchia l'ordine, ok? E la pagina 20. Fatto. Salva. Andiamo, dove le ho salvate, che non mi ricordo. Pagine. Eccolo qui. Tac. Cancelliamo questa qui, che non mi serve più. Questa è versione 20 pagine. Ecco fatto. Non gli diamo nient'altro, perché tanto questa è una versione proprio ok. Quindi ora noi, cari amici, se noi andiamo qui, io lo apro e appunto controlliamo che sia tutto montato giusto. Quindi abbiamo la copertina, l'intro, le case, abbiamo le case di Hogwarts, le altre scuole di magia, abbiamo l'equipaggiamento, con tutto l'equipaggiamento comprabile ed equipaggiabile, abbiamo le pozioni, cioè, come si dice, l'introduzione alle pozioni, abbiamo e le pozioni, l'introduzione agli incantesimi, gli incantesimi divisi per tipo, abbiamo quindi incantesimi, maledizioni, maledizioni senza perdono, introduzione agli animali fantastici, prima pagina di schede, ecco, visto? Qua mi sono dimenticato di togliere i margini, quindi che cosa facciamo? Di nuovo, vedi, bisogna ricontrollare 200 volte le robe, raga, purtroppo. Quindi qua facciamo un Ctrl-S, qui facciamo di nuovo uno stampa, queste pagine 20, e andiamo a sostituire le pagine che ho sbagliato a salvare. Pagina 20, yes. Ok, qui se chiudo, qui posso fare sì, tanto non mi interessa. Quindi dobbiamo cambiare, eccola qua, anche la pagina 19. Questa nuova versione di Photoshop è bella perché ti fa vedere le anteprime ed è utilissima. Quindi Ctrl-S, stampa, veramente comoda, veramente veramente comoda, stampa. Questa abbiamo detto che cazzo di pagina era? La 19, quindi andiamo a sostituire.
Ora, non è che in automatico mi ha sistemato anche il PDF, cioè vedete che il PDF... No, dov'è? Aspetta, questa non mi serve più. Posso chiudere un po' di finestre, finalmente. Ok, non è che me lo salva in automatico o me lo modifica, perché giustamente... Però noi cosa andiamo a fare? Andiamo a rifare la stessa identica cosa, andiamo a fare automatizza, andiamo a fare presentazione PDF, gli riaggiungiamo tutte le pagine... Uno, due, tre, quattro, cinque, sette, otto, nove, dieci, salva. Ovviamente noi glielo andiamo a dare lo stesso nome di prima, perché queste effettivamente sono 20 pagine. Quindi ora, teoricamente, se noi apriamo la nostra versione a 20 pagine e torniamo alla... Sì, che poi sono 21 in realtà, perché non calcola la copertina, vedete che adesso è tutto a posto. E questo, ragazzi, è teoricamente, dico teoricamente perché voglio aggiungere delle altre cose più avanti, però questo, teoricamente, è il manuale di ambientazione per il manuale GDR Kids on Broom con l'ambientazione del Wizarding World, quindi di Harry Potter, che andrà letto, corretto, sistemato, andrà fatto ancora tanto lavoro effettivamente su questo manuale. Ma intanto diciamo che una versione già pronta da leggere e correggere ce l'abbiamo. Quindi sono molto 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 contento di questo lavoro. Diciamo che, detto in francese, mi sono rotto il culo per fare un lavoro così fatto bene. Spero che questo manuale possa piacere una volta che io lo regalerò a chi lo devo regalare, ai giocatori e tutto il resto, quindi sono molto molto contento di come è venuto. Molte immagini probabilmente verranno sostituite, tipo questa probabilmente verrà sostituita, o altre immagini verranno sostituite, però devo dire che sono molto contento di come è venuto e mi piace tanto tanto tanto. Quindi spero che queste live su questo manuale vi siano piaciute, ragazzi. Probabilmente ne faremo altre, perché, come vi dicevo, volevo fare delle schede preimpostate, per esempio per chi vuole giocare l'Auror, per chi vuole giocare lo Spezza Incantesimi, per chi vuole giocare l'Animagus. Quindi ci saranno altre live che andranno a toccare l'ambientazione del Wizarding World per appunto Kids on Broom, quello sicuramente, però vediamo appunto più avanti. Oggi live un pochino più corta, ragazzi, perché ho bisogno un attimo di ripigliarmi con calma, dammi un attimo faccio una doccia, devo un attimo, come dire, svegliarmi ancora un po' per andare in ufficio, perché vi ricordo che dalle 16 oggi ci trovate sul canale di Intel con il pre-show appunto di Luxastra. E quindi ricomincia anche Luxastra. Detto questo, io, ragazzi, voglio ringraziare tutti coloro che sono passati in live e vi do gli appuntamenti per i prossimi giorni, perché ci sono un po' di robine che io vi voglio ricordare. Allora, domani noi ci vediamo live come sempre qui alle 11, sabato e domenica non ci vediamo. Settimana prossima, lunedì, ci vediamo, martedì anche, mercoledì no, come questa settimana. Giovedì ci vediamo e poi venerdì, che è venerdì 17 marzo, che è il mio compleanno, ragazzi, ci sarà la maratona estendibile per il mio compleanno, quindi potremmo arrivare fino a un massimale di 12 ore, probabilmente cominceremo a mezzogiorno e se le sub e le donazioni lo permetteranno, arriveremo fino a mezzanotte. Quindi vi ricordo, perché alcuni di voi me l'hanno chiesto, se dici, zio, ma se voglio inviarti qualcosa, avete due possibilità. O andate qua sotto la live, ci sono tutti i box informazioni, ce ne sono due importanti. Uno è la lista di Amazon, quindi se volete da lì comprate, mi arriva direttamente a casa. Oppure se invece volete spedirmi qualcosa fisicamente fatto da voi o che avete comprato, c'è anche l'indirizzo appunto per spedirmi tutto quello che volete spedirmi. Detto questo, io, ragazzi, oggi vi ringrazio, anche se la live è stata solo un paio d'orette, però alla fine abbiamo finito di lavorare, quindi non... quello è. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati in mia compagnia, vi ricordo il mio profilo Instagram e il canale YouTube, che sono tutti e due Zio Gabrio. Detto questo, noi, ragazzi, ci vediamo dopo su Intel e domani mattina sempre qui. Ehi, mi raccomando, fate i bravi, che se no io lo so.
Che cazzo? Perché mi sono bloccato? Fate i bravi perché io so se non lo fate. Mua!